Oggi facciamo una delle mie ricette preferite, ovvero i fagioli a canna, o diciamo alla Bud Spencer, o perlomeno la mia versione di quei fagioli famosi che Bud Spencer e Tennessee mangiavano in quello splendido film che è Trinità. E questa, diciamo, è la mia versione. Cosa abbiamo bisogno per fare questi splendidi fagioli? Dei fagioli borlotti, mi raccomando che siano borlotti, poi potete anche usare altri tipi di fagioli, ma secondo me i fagioli borlotti sono i migliori per questa ricetta. Due, almeno due cipolle, perché la cipolla deve essere protagonista in questa ricetta. Uno spicchio d'aglio, anche due della passata di pomodoro, mi raccomando, di qualità, dei pomodorini dolci, mi raccomando, sale e olio. Questo è quanto. E ora cominciamo con la preparazione. Cominciamo col prendere la cipolla e tagliarla. Mi raccomando, la cipolla deve essere assolutamente protagonista di questa ricetta. E la cipolla la tagliamo abbastanza finemente in questo modo. Poi prendiamo i pomodorini e li tagliamo così a metà. Tac, tac. E così via. Lo facciamo poi per tutti i pomodorini. Perfetto, allora noi prendiamo la nostra padella e praticamente ci mettiamo un po' di olio, un pochettino di sale, mi raccomando, e poi cominciamo ad aggiungerci le nostre cipolle. Mi raccomando, una buona quantità perché la cipolla deve essere anch'essa protagonista. E insieme alle cipolle io ci metterei, anzi ci metto un pochettino di aglio, ci aggiungiamo un pochettino di olio e mi raccomando ci mettiamo anche un po' di sale perché il sale aiuta la cottura delle cipolle, soprattutto a far uscire l'acqua dalle cipolle in modo che poi siano belle cotte e belle dolci. Una volta che le cipolle cominciano a rosolare, mi raccomando, le giriamo un pochettino, abbiamo anche spezzettato un pochettino e le lasciamo rosolare per qualche minuto, 2-3 minuti. Perfetto, le nostre cipolle cominciano a rosolare e a questo punto aggiungiamo i nostri pomodori. Assieme ai pomodori ci aggiungiamo anche un pochettino di sale per lo stesso motivo, in modo che dai pomodori esca l'acqua e praticamente cominciano a cucinarsi, a cuocersi per bene. Mi raccomando, giriamo un attimino e proseguiamo la cottura per almeno 10 minuti, fino a quando praticamente i pomodorini non si saranno poi fatti. Vedete che i pomodorini cominciano a lasciare la loro acqua di vegetazione, c'è già un profumino che è assolutamente fantastico. Perfetto, a questo punto i nostri pomodorini si sono già disfatti e noi ci mettiamo la nostra salsa pomarola e a questo punto poi giriamo bene, mi raccomando, in modo che anche la salsa cuocia bene e a questo punto dobbiamo praticamente far cuocere la salsa per altri 10 minuti, fino a quando poi si elimina l'acqua anche dalla pomarola e si rassoda anche il sugo. Mi raccomando, a questo punto si prosegue a fiamma bassa, io ho messo il 4 e direi che va bene così. Perfetto, vedete come si è ritratto il sugo, praticamente ormai l'acqua ce n'è veramente, veramente poca, è rimasto praticamente un po' di olio e questo è il momento fatidico, praticamente il momento in cui aggiungiamo i nostri fagioli borlotti. Per le quantità che ho usato uso praticamente circa 500 grammi di fagioli. A questo punto mischiamo bene i fagioli con il sugo e la cosa molto importante da fare adesso è sicuramente aggiungere ancora un pochettino di sale, mi raccomando, molto importante per dare un po' di gusto, comunque non esagerate con il sale. E altra cosa molto importante è sicuramente aggiungere un po' di olio. Adesso giriamo molto bene e la cosa molto importante adesso è alzare sicuramente un pochettino il calore e praticamente adesso cuocere per almeno 15-20 minuti. E una volta che vedete che comincia a bollire, praticamente le temperature sono alte, qui abbassiamo e torniamo con una fiamma abbastanza bassa. Io direi di andare verso il 4, forse vede il gas chiaramente di diminuire il gas e tenere la fiamma abbastanza bassa. Deve cuocere a questo punto a fiamma molto bassa, come abbiamo detto, per almeno altri 15-20 minuti. Perfetto, io direi che ormai siamo pronti e possiamo praticamente spegnere il fuoco e la cosa molto importante, lasciate riposare per almeno altri 10 minuti, mi raccomando, lasciatelo mantecare per bene, ne va del gusto, vedrete che sarà ancora più buono.
Io ti consiglio assolutamente di inserire i fagioli nella tua dieta. I fagioli sono un alimento sicuramente fantastico, sono ricchi di vitamine della A, della B, della C, della E, sono ricchi di sali minerali e anche di sali oligominerali, sono ricchi appunto di potassio, di fosforo, di calcio e sono assolutamente una fonte proteica molto importante. Sono ricche di proteine e la qualità proteica è anche direi ottima. Diciamo che sono poveri della metionina e della cisteina, che però possiamo prendere poi dai cereali. Quindi se mangiamo questa fagiolata con del pane, oppure se mangiamo della pasta prima, sicuramente abbiamo tutti gli amminoacidi che ci servono per costruire tutte le proteine che ci servono. Fantastico, la nostra fagiolata, guardate che roba, guardate che bellissima, è pronta e adesso non mi resta che fare la prova dell'assaggio. Ma la prova dell'assaggio non si fa con la forchetta, nemmeno con il cucchiaio, ma la si fa con il pane, come praticamente faceva anche Bud Spencer e Terence Hill nel film Trinità. E preso il pezzo di pane, praticamente facciamo così, prendiamo i nostri bei fagioli, ancora belli bollenti, e si mangia. Buon appetito! Fantastico! Devo dire che scottano un pochino, comunque sono assolutamente fantastici. Io ti invito a fare questa ricetta perché è veramente fantastica. Con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando, sempre a canna.